Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Fabrizio Giovanardi, che mi chiede di parlare del film del 1999, un noir meraviglioso di Johnny To, The Mission, incredibilmente distribuito anche da noi, seppur solo in un video. The Mission è un classico del poliziesco ed è uno dei migliori film di Johnny To, un capolavoro secondo me assoluto della cinematografia del nostro regista hongkongense, che esordì nel 1980 e che in questo film del 1999 porta a conclusione, diciamo, forse la sua parte epica gangheristica, che ha dalla sua il capolavoro a Hero Never Dies. Ma questo The Mission non è da meno. La storia di un mafioso che assume praticamente 5 guardie del corpo dopo aver subito un attentato, che risolvono il problema, trovano anche l'attentatore, ma poi una di queste in realtà si è trombata la moglie del capo e quindi vengono messi gli altri alla caccia di lui per farlo fuori e di tutto quello che succederà. Il film è meraviglioso. Johnny To gira le scene d'azione in modo talmente unico, talmente visivamente potente, e utilizza questi personaggi melvilliani quasi alla Di Leo, con un sistema però di un certo tipo di freddezza nei movimenti di macchina, vicina più a Kitano e al cinema giapponese in quel senso. E poi è così, è un film che vola di silenzi, di grandissime inquadrature, di momenti lirici e melodrammatici enormi, spezzati da una violenza incredibile e da delle scene d'azione, come ho detto, che se le girasse un qualsiasi regista americano ora griderei al miracolo, anche se avesse scritto praticamente Topolino contro Garibaldi, cioè sarebbe splendido uguale se fosse girato così. Perché questo film ha una tecnica registica mostruosa, è uno dei film più a basso costo di Johnny To, perché voleva completa libertà in tutto, l'ha avuta e l'ha tirato fuori in capolavoro interpretato da Anthony Wong in maniera a dir poco perfetta, seguito da tutto un cast che veramente veramente leva di uno. Johnny To qui era ai suoi massimi, per me non è mai arrivato ai minimi, quest'uomo è un genio, e questo The Mission è uno dei polizieschi più belli noir che si siano mai visti, per me uno dei più bei film degli anni 90, un capolavoro immane che è uno spregio veramente che non sia mandato nelle sale e che non sia ancora ben distribuito in un video come si deve. Quindi insomma, ascoltatemi un po', distribuite questo film, perché col fatto che riportate nelle sale qualunque cosa ormai fate una bella retrospettiva di Johnny To, che non avete mai portato un cazzo, perché lo studio Ghibli ci va bene tutto, portateci lo studio Ghibli, ma portateci Johnny To, che non si è mai visto in sala, perché è veramente uno spregio. Io ho visto solo 3 film di Johnny To in sala e sono sempre stati uno spettacolo. The Mission ho avuto il culo che un centro sociale lo proiettava e quindi l'ho visto su grande schermo anche questo nel 2001 e mi fece un effetto veramente pauroso, non che non me lo fece lo stesso quando lo vidi in DVD incredibilmente, ma su grande schermo i movimenti di macchina, il piano sequenza, tutta la messa in scena ardita e potente, proprio incredibilmente riflessiva del grande Johnny To, e prende tutta la sua forza e l'espressione va a 2000. Quindi se ancora ci fosse, il link è qua sotto, qui sotto c'è il link Amazon sotto di me, di questo The Mission 1999 di Johnny To, che per me è un regista mostruoso. Quindi se per caso vi capita tra le manine, sapide, qualsiasi cosa firmata da Johnny To, chiappatela, perché anche il suo peggior film vale il miglior film di qualsiasi shooter di merda americano che tanto amate.